Qualche giorno prima di morire mia madre mi aveva detto: Pippo, perché non fai uno spettacolo sul Vangelo? Così dai un messaggio d'amore. Ce n'è così tanto bisogno di questi tempi. Vangelo, questo spettacolo tu lo dedichi a tua madre. Beh sì, la madre che porta un segno di una storia, di una religione, di un rapporto con la fede. Una madre che si è anche un po' alleggerita col tempo, non è più una madre, non è più un dolore, ancora quel dolore là forte di cui la madre rappresenta anche in altri spettacoli, nei film. Però è sempre questa madre, partendo da quella madre, mi è sembrato il cammino giusto, da quel punto lì, per parlare di questa cosa, di questo tema importante che è questo. Atei, puttane, froci, barboni, zingari, gli ultimi, sono questi i protagonisti del tuo Vangelo. Beh, sono anche i protagonisti, sono soprattutto i protagonisti del Vangelo del Cristo, se vogliamo essere schietti. Poi se vogliamo poi, io non sono cristiano, io sono, come dico, non credo in Dio, però in qualche modo sono un praticante buddista da tanti anni, quindi ho fatto un cammino concreto, di un percorso diciamo diverso, ma non poi così tanto. E Cristo ha detto delle cose molto chiare, di cui invece sono state aggiunte delle altre cose, le sovrastrutture, però questa figura, il personaggio storico di questo Cristo, ha parlato molto chiaramente su delle cose e invece poi ha alimentato una serie di menzogne, di falsi profeti, come dice, di false dottrine, di cose. E, no? E questo è semplicemente ritrovare per me un po', anche liberato da quella storia, con un occhio un po', diciamo, esterno. Ritrovare quelle parole che poi sono parole poetiche, molto poetiche, sono parole semplici e complesse, però. Se tu dici che ci sono grandi frasi nel Vangelo, frasi che sembrano semplici ma che hanno una potenza incredibile, tu racconti il Getsemani, l'adultera, il suicidio di Giuda. Sì, sono quei momenti che secondo me danno quei segni fondamentali degli esseri umani, che sono i peccatori, poi c'è anche ripreso poi con Don Giovanni. Peccatori, mezzi peccatori, sono tutti peccatori, c'è cioè, il rapporto con i peccatori che è molto interessante, che poi invece è stato trasformato dal rapporto giudichiamo i peccatori, invece Cristo sotto la croce c'era un'adultera, c'era una prostituta, Maddalena, il Giuda, cioè, alla fine c'è un grande riscatto dell'essere umano, per me, che mi è venuto a fare dalla mia lettura del Vangelo, l'essere umano e basta, e quindi chiaramente più che mai. Le persone che scappano, le persone che fuggono, le persone ferite in questo tempo sono oggettivamente, non soggettivamente, oggettivamente dei protagonisti di questo Vangelo. È un racconto del Vangelo che sarebbe piaciuto molto a Pasolini, a tratti sembra di sentire proprio la sua voce. Beh, sì, sicuramente l'anima di Pasolini te la porti dietro, sicuramente sono successe tante cose dalla sua morte, tantissime. E quindi c'è anche un tradimento di quel Pasolini, giustamente, perché per portare avanti i maestri devi tradirli, però sicuramente c'è una lotta vicino a qualcosa che c'entra con provare a stare in una verità, come ricordo quel Vangelo straordinario di Pasolini, quel film, quel Cristo che comunque portava quella verità cinematografica e di narrazione, no? Questa cosa qua sì c'è, come anche nel mio film Vangelo che dovrebbe poi uscire a Pasqua, fatto tutto con i rifugiati, anche quello sicuramente non c'entra, però porta un'anima di Pasolini, poi non c'entra niente perché i tempi sono cambiati, non c'erano i rifugiati, non c'era, era diverso, molto diverso il tempo di Pasolini. Quindi adesso di fare Pasolini si rischia di diventare molto conservatori, almeno io non sono uno che fa in scena Pasolini, può essere anche appagante culturalmente, ma no, invece è l'anima di Pasolini, quella cosa lì che mi sembra importante, sì.